Ciao ragazzi, sono Rico e oggi vi parlo di Mercedes-Benz Select. Bene, tutto è iniziato da questa scatoletta che vedete qui, da 20 ml. Perché un giorno ero in farmacia a Zurigo, dovevo comprare delle cose e mi accorgo che in questa farmacia hanno anche dei profumi. Quindi mi sono messo lì con le mie mogliette, sentivo dei profumi, alcuni già li conoscevo, ho sentito qualche novità e poi mi sono soffermato su i Mercedes. Ne ho provati diversi e due sono quelli che mi sono piaciuti. E uno di questi due è Mercedes-Benz Select. Non avevano né il formato da 50 ml né il formato da 100 ml, ma un piccolissimo formato da 20 ml. Che vi dirò, anche abbastanza ben fatto, molto, ma molto carino. Veramente figo, mi piace un botto, cioè da collezionare davvero. Quindi tutto parte da questo. Io ho deciso subito di testarlo, sono andato in un paio di posti e dico vabbè, mi piace, però mi ricordava un profumo, mi ricordava, più lo sentivo sotto il naso e mi ricordava comunque un profumo. Ho detto, ma non è possibile, io che non riesco a riconoscere questo profumo, non è possibile. E invece poi sono arrivato alla conclusione, quel colpo di genio, quella lampadina che si è accesa ad un tratto e mi dice ok, questo è Vibram Leather di Zara 1 a 1, però con delle performance paurose se le confrontiamo con le performance di Zara, di Vibram Leather di Zara. Quindi a chi piace Vibram Leather di Zara e comunque ritiene, comunque sa che quel profumo su di lui, su di lei, non ha delle buonissime performance, bene, potrebbe passare tranquillamente a Mercedes-Benz. Ovviamente, come ben sapete, Vibram Leather è comunque ispirato al profumo di Creed Aventus, però a quel punto diverso, perché Creed Aventus secondo me ha qualcosa di totalmente diverso. Poi ovviamente è sempre una questione di budget, però io lo associerei veramente a Vibram Leather, un Vibram Leather con grandi prestazioni. Allora ragazzi, pensate che io questo qui, a parte che come avete visto il 20 ml l'ho praticamente devastato, finito, ma sapevo che comunque era un profumo che andava acquistato. Purtroppo non ho trovato il 100 ml e ho acquistato direttamente il 50 ml. Il packaging è pazzesco, ci ho fatto dei TikTok fighi, andateli a vedere se volete. Allora, quindi per chi conosce Vibram Leather, per chi conosce Creed Aventus, ovviamente abbiamo un'apertura molto simile, ma la cosa che ci fa innamorare è comunque il percorso che fa la fragranza fino ad arrivare al dry down, che ti dà quel sentore veramente mascolino, veramente quel legno bello, affumicato, che ci piace bene. Questo non succede nella Vibram Leather, succede veramente ed è una cosa molto ma molto blanda, ma qui ragazzi succede, ragazzi, qui succede e veramente ha un'evoluzione tremenda questo profumo. Calcola che io poi, siccome sono uno che se ne spruzza, sono andato in overspray con questo e ne ho spruzzato una ventina, 20, 22, non mi ricordo più, però ragazzi l'ho messo la mattina alle 8. Ho avuto una serie di complimenti. La sera verso le 9:15, cioè ragazzi erano passate praticamente più di 12 ore, mi si avvicina una ragazza e dice "Madonna, che buon profumo". Io ragazzi non ero né tornato a casa, non avevo nemmeno un travel fatto di questo, quindi non l'avevo nemmeno riapplicato. Quindi veramente prestazioni super se si va in overspray. Spruzza normalmente 7, 8, 9 spruzzi, la performance è quella e sono 5 ore e mezza. Parlo sempre su di me, poi potete provarlo, potete vedere, ovviamente su di voi conoscerete meglio la performance di questo profumo.
Io vi dico la mia performance, che comunque ho una pelle tendenzialmente grassa, quindi non ho una pelle secca, quindi i profumi comunque a me durano. Però mettiamo che voi abbiate una pelle secca, calcolate che vi durerà quelle 4 ore, ok? Bene. Mercedes-Benz Select. Poi mi sono fatto veramente una grandissima ricerca, ho visto la presentazione di tutta la linea dei profumi, il profumiere. Quello che mi ha stupito è la qualità degli ingredienti che hanno usato per questi profumi, nonostante i prezzi siano davvero contenuti. Calcolate che un 50 ml lo si può trovare anche sui 36-37 euro, insomma, gira in quel range lì, mentre il 100 ml si potrebbe trovare a 60-65 euro o in franchi. Comunque ragazzi, poi fate più o meno voi il calcolo. Mi piace un botto, mi piace veramente tanto, tanto, tanto. Allora ragazzi, calcolate che questo è per me un gran profumo, perché veramente la qualità degli ingredienti è eccezionale, è veramente buona, molto meglio che di quello che potrebbe essere un Vibrant Leather. Si lo ricorda, si ha la stessa apertura, si una serie di cose, ma con una qualità molto più elevata, che si piazza veramente quasi sotto a quella che è Creed Aventus. Dopo aver scoperto questo profumo, per me non esistono più altri cloni, dupe, come li vogliamo chiamare. Assolutamente no, diciamo che questa è l'alternativa definitiva, almeno a sta ora, almeno fino a questo momento, di Creed Aventus. Ragazzi, performance buona, qualità del prodotto veramente buona, anche perché Mercedes, ragazzi, sapete, è veramente un grandissimo marchio, un marchio conosciuto in tutto il mondo, quindi non poteva presentarsi con una come dire, con un'offerta commercialotta. No, qui ci sono veramente grandissimi professionisti. Comunque vi invito anche a vedere i video di chi ha creato il profumo. Ho trovato addirittura un video da dove vengono le materie prime di questo profumo. Sono veramente, veramente ottime. Cosa dire di più? Lo consiglio assolutamente sì. Un profumo che vale la pena di avere. Un profumo che, se vi piacciono quelle fragranze che si avvicinano o che hanno un sentore di Creed Aventus, di Vibrant Leather di Zara, ragazzi, questa è la fragranza definitiva. Non ce n'è. Lo sto utilizzando davvero davvero tanto, mi piace, tant'è che ci ho fatto un TikTok stupendo. C'era la partita del Lucerna e sono andato a questa partita. Giorgio mi chiama, il mio amico, dice: Rico, andiamo a vedere la partita, c'ho 2 biglietti. Ok, perfetto. Ho detto ok, overspray, avevo ancora il 20 ml, non avevo nemmeno acquistato questo. Sono arrivato lì, ero una bomba atomica. Ovunque io passavo lasciavo una scia incredibile. Incredibile. Mi si avvicina il primo, mi si avvicina il secondo, mi si avvicinano due ragazze. Mi hanno addirittura rincorso per sapere che profumo indossassi. Ovviamente io poi non sono uno che dice mai il profumo che indossa, dico sempre un altro profumo. Perché? Perché se veramente, che poi io dico, ragazzi, c'ho il canale YouTube, quindi se veramente sei interessato ai profumi devi vedere i miei video, quindi lo scoprirai solo nei miei video, che siano quelli di YouTube, che siano quelli di TikTok, che siano i Reels di Instagram, è uguale, li scoprirai solo se mi guardi e solo se mi dai anche una mano. Quindi ragazzi, se non avete messo like, mettetelo. Se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi al canale. Non è un obbligo, ma se vi sentite di farlo e se vi sentite di darmi una mano, io sono qui a braccia aperte, bene, per voi. Ragazzi, Mercedes-Benz Select, un profumo spettacolare che non me lo creo.
è spettacolare che non me lo creo. Come ben sapete, ci sono profumi in cui non si merita, no, non si meritano lo spettacolare, e quindi poi ci sono profumi che si meritano lo spettacolare, ci sono profumi che si meritano spettacolare che non me lo creo. Grazie di essere stati qui con me. Io vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi ovunque. Ciao!